che stanno portando fatica, sono tutti a portare a fiera. Allora, un benvenuto a tutti, se vi avvicinate così diamo inizio alla manifestazione. Allora, oggi è un giorno particolare per Antrodoco perché vi restituiamo un pezzo importante della storia delle Mille Miglia. Questa curva è rimasta, diciamo, a dormire per 57 anni. È stata risvegliata nel migliore dei modi perché ci sono dei bei progetti di conservazione e di rivalorizzazione negli anni su questa curva. Quindi quello che vedete oggi è l'inaugurazione, ma non fine a se stessa, è il punto di partenza per un progetto che vedrà sempre più questa curva, che ricopierà, ricalcherà in pratica le strade degli anni 50-60. Poi sarà un'area particolare, c'è troppo eco, c'è un'area particolare per il motoclub, per tutti gli appassionati di motori, perché appunto qui sono passati campioni del calibro di Stirling Moss, Ascari, Tazio Molari purtroppo no, e poi lo dirò, Clemente Biondetti, però dopo diciamo entrerò nel particolare. E ci saranno una serie di interventi e dopodiché scopriremo un cartello e una targa dove è stata riassunta in breve sia la storia della Mille Miglia sia la particolarità della Mille Miglia ad Antrodoco. Cartello in italiano e inglese e più una targa che è stata fatta, però ne parliamo dopo che l'abbiamo scoperta. Io ora passo la parola per il benvenuto al sindaco di Antrodoco, Sandro Grassi. Grazie a tutti voi intervenuti, saluto Sua Eccellenza il prefetto di Rieti, il co-direttore generale dell'ANAS, dottor Granati, ci siamo conosciuti questa mattina, e l'ingegner Mele, che è il capo compartimento del Lazio, tutte le associazioni e le forze dell'ordine che ci avete onorato della vostra presenza. Io debbo innanzitutto fare un particolare ringraziamento a Fernandino Felli, che ha avuto questa geniale idea di coinvolgere il Comune e l'ANAS in particolare, che ringrazio dell'intervento, di aver curato così bene in tempi rapidi questo tratto di strada per rievocare appunto la Mille Miglia. Antrodoco va, come dire, orgogliosa di questa rievocazione, perché la Mille Miglia, in tutti i filmati, luce che si possono rivedere attraverso la televisione, bene, Antrodoco è sempre presente, quindi Antrodoco è stata in qualche modo il cuore pulsante di questa manifestazione. E quindi abbiamo così, quest'oggi anche possiamo valorizzare, cercare con questa manifestazione di valorizzare quest'area, di valorizzare questa nostra strada statale appenninica che collega Foggia all'Aquila e questo tratto di strada dall'Aquila che poi collega alla Salaria, che Antrodoco ha una storia da rivendicare. Sin dai tempi dei Romani, Antrodoco è stato oggetto del passaggio dell'imperatore Vespasiano, che aveva un manzio qui ad Antrodoco, una stazione di posta, perché noi abbiamo anche le terme, avevamo sin da allora le terme, nell'Ottocento hanno avuto anche la loro importante funzione per arrivare purtroppo, ahimè, fino agli anni Ottanta, e noi adesso stiamo cercando in qualche modo di poterle, riattivare. E quindi Antrodoco è stata oggetto anche di attenzione del leader libico Gheddafi, che si recò al G8 dell'Aquila, quindi voleva investire anche qui ad Antrodoco. Quindi tutte queste attenzioni, tutte queste peculiarità che Antrodoco ha, significa che può offrire qualcosa sicuramente di importante, sta a noi con queste iniziative e altre che vorremmo prendere cercare di valorizzarlo. Quindi io cosa dire? Dico, ringrazio nuovamente l'ANAS per
aver sposato subito questo progetto e per l'impegno che ha profuso. E bellissima idea, ripeto, di Fernandino Felli, che ci fa rievocare questa magnifica gara che fu ideata da un conte, non ricordo il nome, di Brescia. E quindi questa è stata un'idea che ha voluto in qualche modo dare una sfida alla nazione, è stata financo una follia, quindi è una gara che ha segnato qualcosa di importante della storia dell'automobilismo italiano. Io vi ringrazio per l'attenzione e do la parola al dottor a Sua Eccellenza il Prefetto per un saluto, grazie. Io ringrazio di questo invito, ringrazio l'amministrazione comunale, il bravo Felli che vedo è stato un po' l'ideatore e la, diciamo, mente di questa iniziativa, e ovviamente l'ANAS che ha voluto in questa occasione venire incontro a questa bella nuova sistemazione di questa strada. Credo che se per tanti anni questo è stato il percorso della Corsa dell'Emilia Emilia, una ragione ci sarà stata e non mi sembra neanche tanto strana, perché in realtà questo territorio, lo rivedevo oggi venendo da Rieti, è un territorio splendido da un punto di vista naturalistico, e qui lo vediamo anche in questo punto in cui non ci sono tutte queste colline e montagne che si incrociano, e c'è veramente ancora rimasto un tratto di verde unico, praticamente senza abitazione. Questo ci dà l'idea di quello che è questo territorio, questa provincia, il valore che anche noi come abitanti di questo territorio dobbiamo e vogliamo dare a questa zona d'Italia, una zona che è vocata a manifestazioni come queste, dove c'è insieme un po' tutto, perché la gara delle mille miglia che qui si svolgeva era un po' anche, no, l'esempio di quello che era stato all'epoca il genio italiano nel portare avanti il settore automobilistico, che fu per noi un motore di sviluppo eccezionale. Se noi pensiamo, abbiamo visto la splendida Topolino del 53, nel 53 eravamo proprio un momento dopo la guerra e cominciava il boom economico. Questo credo che rappresentino anche un po' questi mezzi che nel tempo hanno costituito il motivo di crescita dello sviluppo del nostro paese, che forse deve essere un po' anche riattivato oggi. Quindi queste iniziative che rispettano anche il territorio, perché poi queste macchine, è vero che sono antiche, è vero che sono sicuramente datate, ma non credo che con la loro velocità e il loro numero possano disturbare il nostro ambiente, e proprio dall'ambiente bisogna ricominciare. Quindi credo che questo si inserisca benissimo in questo corso, l'ha detto anche il sindaco, riattivare e rivitalizzare quello che c'è, ripromuovere quello che è veramente la realtà del territorio e dare modo a Antrodopo, che ha sempre delle iniziative, io dico stravaganti, il sindaco si ricorda, gliel'ho detto, che però devo dire che deve essere ammirato, perché con queste idee anche un po' innovative riesce a darci anche prospettiva nuova tante volte in tanti ambiti. Quindi complimenti a tutti e complimenti per questi bei mezzi che riusciamo oggi ad ammirare. Ora passo la parola all'ingegner Valerio Mele, capo compartimento dell'ANAS. Buongiorno a tutti. E anch'io ringrazio ovviamente il sindaco di Antrodopo per l'ospitalità, Sua Eccellenza il Prefetto per onorare con la sua presenza questa manifestazione, il condirettore dell'ANAS, dottor Granati, e però un ringraziamento particolare a Fernando Felli, soprattutto perché è riuscito a trasmetterci entusiasmo per questa iniziativa. Devo confessare che quando mi ha chiamato proponendoci questa idea di lavorare insieme per restituire ad Antrodopo e alla collettività un pezzo di storia, un pezzo di storia dell'automobilismo, ma anche di storia della strada.
io non sapevo, non ero a conoscenza dell'esistenza, in quello che noi tecnicamente chiamiamo un relitto stradale, di questo pezzo di storia. La statale 17 appartiene a pieno titolo alla storia dell'ANAS, perché è gestita dall'ANAS dall'anno della fondazione come azienda autonoma delle strade statali nel 1928. Ovviamente negli anni è stata allargata, è stata adeguata alle esigenze di un traffico in continua evoluzione, sia per volumi di traffico sia per le caratteristiche dei mezzi circolanti. E quindi nel tracciato attuale della 17 non riusciamo più a scorgere quella che era la 17 originale, tranne in questo punto in cui vediamo questa splendida pavimentazione in porfido con bordo esterno in calcestruzzo, tipico dell'epoca. Ed è per questo motivo che accanto a queste bellissime auto storiche, che solo a guardarle, ma anche perché un minimo appassionato di corse evocano tante emozioni, abbiamo voluto accostare anche un'altra suggestione storica, che sono questi mezzi dell'ANAS, un mezzo tipicamente della fase di costruzione, che è un rullo utilizzato per la realizzazione di massicciate stradali, e una turbina sgombroneve, quindi tipico della manutenzione, quindi quelli che sono un po' i due aspetti salienti della mission aziendale. Oggi li abbiamo mandati in pensione questi mezzi, ne abbiamo qualcuno di più moderno, ma grazie a mezzi come questi, oltre che e soprattutto all'impegno e al sacrificio dei nostri uomini e donne su strada, dei nostri cantonieri, riusciamo a garantire la transitabilità anche in condizioni meteorologiche favorevoli. E questo accostamento tra la strada storica e la strada attuale ci porta forse anche a un altro spunto di riflessione: il fatto che è possibile ed è necessaria una coesistenza armoniosa fra infrastrutture moderne, nuove infrastrutture e emergenze storiche. Questo ci deve spingere da un lato a ricercare soluzioni progettuali sempre più rispettose dell'ambiente, sempre più integrate nell'ambiente circostante, proprio per quello che diceva Sua Eccellenza, per questi territori che abbiamo ricchi di un patrimonio veramente immenso dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista storico e artistico. E dall'altro ci porta a non fermarci, ad andare avanti con un'azione di adeguamento della rete stradale per migliorare le condizioni di transitabilità e soprattutto per migliorare le condizioni di sicurezza dell'utenza. Questo è l'impegno di ANAS oggi come in passato, e anche qui nel Lazio, in particolare in provincia di Rieti, abbiamo una serie di interventi in corso e programmati di miglioramento della rete. Oltre, qui vicino abbiamo l'adeguamento della Salaria nel tratto fra Micigliano e la galleria Gole del Velino. Abbiamo il progetto, più volte ne abbiamo evocato, sollecitato da Sua Eccellenza, dell'adeguamento della Salaria, quantomeno nel tratto più pendente, quindi anche più pericoloso, fra Ornaro e Ponte Buida. Stiamo chiudendo la conferenza dei servizi per il completamento della Terni-Rieti fra Montelungo e Piediluco. E poi anche come manutenzione straordinaria, grazie ai finanziamenti messi a disposizione dal governo col decreto del fare, abbiamo appaltato e stiamo chiudendo in questi giorni le gare per 5 interventi per complessivi 11,3 milioni di euro, e dei quali, ci tengo a dirlo, 4 interventi per oltre 10 milioni sono in provincia di Rieti. Si tratta di interventi conservativi e manutentivi di opere d'arte, fra le quali questo viadotto che vediamo qui alla nostra destra, e sono tutte opere o sulla statale 17 o sul tratto alto della Salaria, quindi fra Antrodoco e il confine regionale. Vi ringrazio ancora per la presenza, perché significa appunto che Fernando Felli è riuscito a trasmettere non solo a me ma a tutti i presenti questo entusiasmo per questa manifestazione particolare e bella. Grazie. Ora la parola al dottor Stefano Granati, condirettore generale ANAS e presidente Associazione Nazionale Amici della Strada. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto per essere qui, il Sindaco Rassi per aver organizzato e supportato questo evento in un territorio in un certo senso comune, perché questo è strada, non il comune di Antrodoco, ma è strada, ma è anche territorio locale. Noi abbiamo questa caratteristica di interfacciarci in continuazione col territorio che attraversiamo. Ringrazio ovviamente anche le forze dell'ordine, le associazioni
e i dipendenti di ANAS che sono qui numerosi e anche visibili, visto che hanno una divisa che non li nasconde certamente, non li mimetizza. Questo è stato un lavoro organizzato in poco tempo, con entusiasmo. Sicuramente il promotore, la scintilla è stata il dottor Felli, che ringrazio nuovamente. E a mio avviso, al di là di quello che può rappresentare ANAS, intesa come grande società, 100% dello Stato, che gestisce 25.000 km di strade in tutta Italia con 6.500 dipendenti, è un momento anche per fare una riflessione che poi mi porta al discorso dell'associazione e dei mezzi che qui vediamo storici, vediamo le macchine storiche che percorrono le strade, ma vediamo anche degli oggetti, e noi ne abbiamo altri che dobbiamo tirar fuori e valorizzare, che hanno consentito di realizzarle e di gestirle in oltre 80 anni di storia. E cioè l'elemento non puramente tecnico, ingegneristico, non me ne voglia l'ingegner Mele, ma ci sono dei momenti in cui le strade sono anche cultura, sono storia, sono emozioni. Ci sono, voi sapete, tanti film, tanti racconti, tante poesie che riguardano la strada. Da ultimo, con nostra soddisfazione, il Leone d'Oro a Venezia è stato dato al documentario, peraltro strano, un documentario, almeno un film, che si intitola Il Santo Gra, che il Gra è gestito dall'ANAS. Questo non vuol dire nulla, perché non è un documentario sulla strada o su come facciamo noi manutenzione, però è significativo, e questo, gli esempi ce ne sono tanti. Questo è stato un po' il motivo per cui, perché adesso mi tolgo il cappello di ANAS SPA e mi metto un attimo quello di Associazione Nazionale Amici della Strada, che è un'associazione che è stata costituita qualche mese fa, paradossalmente come coincidenza 2 ore prima che fosse nominato il nuovo Papa, quindi almeno un giorno che speriamo falso sotto questo profilo delle coincidenze temporali, ha il compito di valorizzare la storia, la cultura, tutto quello che riguarda non solo l'ANAS, le strade in generale, in Italia e all'estero. E quindi questa occasione, a proposito di coincidenze, è capitata in un momento in cui noi stessi stavamo cercando di uscire un po' dal mondo chiuso dell'ingegneria, della finanza, delle manutenzioni delle strade, dei rapporti col territorio, questo è sicuramente una cosa che per noi è molto importante, e uscire un po' e entrare in una zona, in una sfera emozionale di ricordo, di cultura, di storia. E spero che questo primo evento, questo ringrazio il dottor Felli anche di questo è il primo evento pubblico che facciamo in questo senso, mi ha fatto molto piacere, quindi lo ringrazio ancora una volta, e spero che l'anno prossimo, come si diceva, ci si possa rincontrare con qualcosa di più e di ancora meglio fatto su questa curva. Grazie. Allora, siamo arrivati al momento clou della manifestazione. Invito Viviana a scoprire il cartello. Prima della manifestazione ufficiale, io volevo donare 2 guidoncini del comune di Antrodoco all'ingegner Mele e al presidente degli Amici della Strada. Mi deve scusare, dottor Granati. Questo, ecco, presidente, questo bene. Ecco, questo magari lo metta nel suo ufficio a ricordo proprio di questa bellissima giornata. Grazie. Allora, riprendiamo la manifestazione. Qui c'è un cartello, poi leggerò il testo, perché ovviamente ci vorrebbe una vista da Falcon per poterlo vedere da 4 km e più una targa, poi parlerò in dettaglio. A scoprire, diciamo, il cartello e targa, non a caso ho scelto la bellezza, e non solo la bellezza, ma rappresenta tutta la gioventù antrodocana ed oltre. Quindi un applauso a Viviana Cesaretti e prego. Allora, leggo il testo del tabellone, perché ovviamente poi passeremo alla targa anche. Allora, la Mille Miglia è stata la gara automobilistica più affascinante del mondo. Nata a Brescia nel 1927 per iniziativa di un gruppo di amici, percorse 1600 km, Mille Miglia appunto. Il nord del centro dell'Italia, con partenza da Brescia, fino ad raggiungere Roma per poi tornare a Brescia. Una sfida sulle strade, una scommessa, quasi una follia. Presero parte alla gara mediamente 390 equipaggi provenienti
da 22 nazioni, 50 case automobilistiche, e fu seguita con grande passione da milioni di spettatori assiepati lungo il ciglio della strada. Antrodogo fu protagonista della Mille Miglia in ben 9 edizioni, dal 1949 al 1957. Questa curva, situata sulla Stradale 17 al chilometro 1 e 100, ha visto transitare campioni del calibro di Alberto Ascari, Gigi Villoresi, Juan Manuel Fangio, Clemente Biondetti, Eugenio Castellotti, Stirling Moss e Pietro Taruffi, vincitore dell'ultima Mille Miglia del 57. Oggi questa curva parabolica viene restituita a pieno titolo grazie alla partecipazione di ANAS S.P.A., l'Automobile Club Storico Italiano, la Mille Miglia S.R.L., alla storia dell'automobilismo mondiale, alla città di Antrodogo, che condivise con entusiasmo gli effetti di questa bella ed irripetibile leggenda. Oh, adesso, grazie. Adesso parliamo della targa. Dunque, la targa è stata donata da Ruggero Sciuba, oltre ad essere un artigiano eccezionale, e ha passato un sabato, mezza giornata di sabato, solo per riprodurre il logo. È venuta una targa veramente ad altissimo livello, e una copia di questa targa sarà regalata al Museo di Brescia, quindi la porterò io in pratica in regalo proprio al Museo di Brescia. Museo di Brescia che nella giornata di oggi, le foto e tutto, farà un angolo dedicato proprio alla curva mitica di Antrodogo. Quindi adesso volevo fare una serie di ringraziamenti, perché ecco, qui vediamo delle macchine da brivido, e mi sento in obbligo ovviamente di nominare le persone che ci hanno regalato questa emozione. Allora, qui abbiamo allora un ringraziamento particolare per Giuseppe De Angelis, proprietario della Juar che vediamo qui, con motore 750 Sport elaborato da Giannini, su carrozzeria Taraschi, che è un grande carrozziere proprio storico di Teramo. Questa macchina in particolare ha percorso la Mille Miglia per 4 anni. Pronto? Allora. Pronto? Non pronto. Allora, devo ringraziare Giuseppe De Angelis, dicevo, questa Juar perché è particolare, perché per 4 anni negli anni 50 fece 4 edizioni della Mille Miglia, e quindi passò su questa curva. Quindi per me è una cosa, una gioia infinita, perché io oggi non puntavo sulle 40 auto d'epoca, ma una o al massimo 2 significative, e quindi diciamo l'obiettivo è stato raggiunto in pieno. Poi abbiamo un'altra macchina, la Fiat 500 Sport del 1924, e qui devo fare un passaggio. Il proprietario, Agostino Mercatili, non è potuto venire perché non si sentiva bene. Pur di onorare l'appuntamento, la messa in mano a un suo amico, l'ha caricata su un carrello per venire, per essere presente oggi a questa curva. Quindi io farei un grande applauso anche di pronta guarigione ad Agostino. Poi vorrei fare sempre nei ringraziamenti un ringraziamento particolare all'ANAS, sia per la passione che ha dimostrato alla mia idea di riqualificazione dell'area, e più in pratica per la tempistica che mi ha sorpreso, perché in pratica dico l'ANAS, sai, abbiamo sempre queste cose elefantia, che invece si è mossa una celerità. Pensate che in meno di un mese è venuto fuori tutto quello che vede, dall'asfalto, le aiuole e cose varie. Quindi, per sintetizzare, l'ANAS è stata la tanica della benzina, io sono stato il fiammifero, si sono incontrati e è venuto fuori tutto questo che vedete, quindi ne sono felicissimo. Poi questa curva ovviamente non è fine a se stessa l'inaugurazione, ma è parte da oggi il progetto proprio di riqualificazione della curva, che la vedrà anno per anno
a prendere l'aspetto delle strade che ci ricordiamo chi della mia generazione degli anni 50, quindi con i manufatti dell'ANAS, con i verniciati bianchi, neri. Quindi sarà un colpo d'occhio eccezionale sia per gli antrologani sia per le persone di transito. Oh, poi un'altra, la 500C del 1953, dell'amico collezionista Renato D'Ulisse, che ha portato anche un altro pezzo di storia. E queste erano macchine dove venivano battute a mano, non c'erano né presse né niente. Quindi se vedete queste macchine qui, non dico la Topolina, ma questa qui è un pezzo unico, quindi irripetibile. Oh, poi c'è la Zagato, la Fulvia Sport Zagato dell'amico Giuseppe Corradetti, che mi ha dato una mano diciamo significativa. È importante questa macchina perché è stata acquistata all'officina di Clemente Biondetti, che è il pilota che ha vinto 4 volte l'edizione della Mille Miglia, quindi un toscanaccio. Lui ha preso questa macchina dalla scuderia di Clemente Biondetti e ha 2 adesivi ai fianchi che automaticamente sono, fate conto, delle icone, sono addirittura delle cose, immagini sacre per chi sa, chi ha la passione delle auto in pratica dentro di noi. Io infatti ho proposto a Giuseppe di mettere in pratica un plexiglass sopra quelle decalcomanie, perché altrimenti sono irripetibili. Io che devo dire, la giornata, da domani c'è la pioggia, io ho avuto una grande telefonata con qualcuno molto più in alto e ho spostato la pioggia in pratica a domani. La manifestazione è venuta benissimo, la partecipazione è tutto. Comunque ecco, io ci tengo a precisare che da oggi inizia la vera storia della curva della Mille Miglia. Ringrazio tutti quanti e vi invito al rinfresco. Salve a tutti. Un rinfresco, un rinfresco. Ma per rinfrescare. I papaveri. E beh, se mangiamo tutti i papaveri. Eh? Mica se mangiamo tutti i papaveri, dai. No, te lascio qualche cosa. Sei ottimista, figliolo.